In questo video vi parlerò di tutte quelle che sono le regole alimentari, in particolare dei divieti legati all'alimentazione e a tutti i paradossi ad essi legati. Viviamo infatti in una società che veicola continuamente messaggi legati al cibo, che dice cosa mangiare e cosa non mangiare. Quali sono i cibi buoni e quelli considerati cattivi? Che guarda caso, il più delle volte, quelli considerati cattivi sono anche i più appetitosi. Parliamo per esempio di hamburger, patatine fritte, dolci, insomma tutti quegli alimenti un po' considerati nemici della dieta. Per molte persone però, tutti questi messaggi veicolati dalla società, queste regole, si traducono in un vero e proprio rapporto conflittuale col cibo, che non viene più sperimentato come qualcosa di piacevole, che realmente è, ma quanto più come un nemico, capace di mettere a repentaglio la propria forma fisica. Non ci può però essere benessere se non vi è un rapporto sano e gioioso col cibo. Infatti, nella maggior parte dei casi, un rapporto alterato col cibo può determinare due situazioni differenti. Restrizione alimentare. Con questo termine non si intende necessariamente la scelta di adottare un regime alimentare di tipo ipocalorico, insomma una dieta ipocalorica. Si parla in particolare del tipo di approccio all'alimentazione, che è caratterizzato da ansia e controllo continuo dello stimolo della fame, ma non solo, anche continue preoccupazioni circa l'alimentazione. Ossessioni alimentari. Le ossessioni alimentari portano alla categorizzazione dei cibi in buoni o cattivi. Questa generalizzazione, questa visione dicotomica, porta a eliminare completamente alcuni cibi, quelli considerati cattivi, prettamente parliamo di dolci, di cibi ad alto contenuto calorico, ricchi di grassi, che poi sono anche quelli più appetitosi. Potrebbe sembrare strano, ma comportamenti di questo tipo portano a quelli che sono i paradossi dei divieti alimentari, che ostacolano il raggiungimento del proprio obiettivo di forma fisica, quindi di dimagrire, ed anzi comportano molto spesso un aumento di peso. Vediamo perché. Come detto poco fa, la restrizione alimentare porta a controllare continuamente lo stimolo della fame, i segnali corporei. Perpetrando in questo comportamento, la persona diverrà poi sempre meno sensibile a cogliere questi stessi segnali corporei e quindi avrà difficoltà a distinguere tra il senso di fame e la sazietà. Questo molto spesso sfocia in un circolo vizioso fatto di dieta restrittiva ed abbuffate. Il paradosso è l'aumento di peso nonostante la restrizione alimentare, con conseguenti emozioni negative e senso di colpa. Altro aspetto della restrizione alimentare sono le continue preoccupazioni circa l'alimentazione, che molto spesso possono portare anche al lievitamento di alcune situazioni sociali, quali per esempio andare a mangiare al ristorante con gli amici, piuttosto che a una cena in famiglia, pur di non sgarrare alla dieta, al proprio piano alimentare. Questo può determinare solitudine. E ricordiamoci che ansia e solitudine sono due stati emotivi alterati, che a loro volta possono condurre alla fame emotiva. La fame emotiva induce all'utilizzo, molto spesso incontrollato, del cibo come conforto, con funzione di anestetico a tutte quelle che sono le emozioni negative e l'ansia. Si è così portati a mangiare nonostante l'assenza di fame, con conseguente senso di colpa per averlo fatto, ed è qui che si innesca quel circolo vizioso. Le ossessioni alimentari, distinguendo in maniera assoluta cibi buoni e cibi cattivi, impongono un divieto assoluto dell'assunzione di questi ultimi. Non devo mangiare la pizza, è troppo calorica, non devo assolutamente mangiare dolci, fanno ingrassare. Questo non fa altro che tradursi in un pensiero fisso proprio sui cibi vietati. La nostra mente ha infatti un carattere anarchico e ribelle, difficilmente accetta i divieti. Vuoi una prova?
Facciamo un esperimento. Non devo pensare ai pasticcini. Ripetiti questa frase ad occhi chiusi un po' di volte e dopo qualche secondo riaprili. Hai fatto? Cosa è successo in quei pochi secondi? Sicuramente avrai pensato a qualsiasi tipo di pasticcino di qualsiasi colore, di qualsiasi forma, giusto? Il paradosso. Ciò che ci si vieta è anche quello a cui si pensa più intensamente e si finirà quasi sicuramente per cadere ai propri pensieri ossessivi. Ora vedremo insieme qualche consiglio pratico per non cadere nella trappola della propria mente. Sforzarsi di ingannare il proprio corpo, la propria mente, risulta quasi sempre fallimentare, perché avranno sempre la meglio. Qual è il segreto, quindi? È quello di ascoltare i segnali che il proprio corpo invia. Il nostro corpo, infatti, segue un principio di equilibrio, di omeostasi, in base ad alcuni segnali che provengono proprio dall'interno. Grazie a una parte del cervello chiamata ipotalamo, dove all'interno c'è il centro della fame e della sazietà, che permettono questo equilibrio perfetto. Il tuo corpo sa sempre di cosa ha bisogno in quel preciso momento. Sa sempre se hai fame, se hai sete, se sei a corto di zucchero o se al contrario ne hai in eccesso. Basta saperlo ascoltare. Ricorda inoltre che non esistono cibi buoni e cibi cattivi, a patto ovviamente che non ci siano casi particolari di allergie o patologie. La parola chiave è equilibrio. Così facendo si potrà migliorare il proprio rapporto col cibo, ma più in generale la propria qualità di vita.